Leopoldo Tadino nel centro storico sarà vietata ogni occasione di assembramento dal 25 al 27 settembre, in quei giorni che sarebbero stati dedicati ai giochi delle porte. Era stato annunciato dal sindaco Massimiliano Presciutti un giro di vite sulla Movida, lo aveva detto chiaramente il giorno della presentazione del Palio. Oggi lo ha fatto con tre ordinanze pubblicate una di seguito all'altra, dopo aver concordato il tutto con la prefettura. L'ordinanza numero 27 vieta su tutto il territorio comunale in quei tre giorni di organizzare occasioni di incontro su aree pubbliche o aperte al pubblico e beni immobili pubblici, compresi quelli dati in concessione a privati ed associazioni. Un'ordinanza che mira chiaramente a scongiurare eventi organizzati dalle porte nelle taverne e nelle stalle. L'unica eccezione ammessa è l'evento simbolico previsto alla Rocca Flea venerdì 25 dalle ore 20 alle ore 21, uno scambio di fazzolettoni tra le porte che ribadisce lo spirito di amicizia e solidarietà. L'ordinanza impone anche la chiusura su tutto il territorio comunale dei locali pubblici alle ore 1 di notte, così come vieta di vendere bevande ed alcolici di asporto in vetro e lattina, consentendone la consumazione in tale forma solo all'interno del locale. Agli esercizi commerciali ed artigianali ubicati su tutto il territorio comunale è fatto divieto di vendere alcolici e superalcolici. In una seconda ordinanza, la numero 28 impone l'uso della mascherina dalle 18 fino alle 6 della mattina a chi si trovi in Piazza Martiri, Piazza Garibaldi, Mazzini, Soprammuro, Piazza Dante, Largo Avis, Giardini Pubblici, Corso Piave ed Italia, Via Don Bosco, Bersaglieri, Calai, Storelli e Della Rocca. Questo provvedimento della mascherina è esteso fino al 7 ottobre. Con la terza ordinanza, la numero 29, si istituisce nei tre giorni, dal 25 al 27 settembre, la ZTL dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo, interessando con essa Corso Italia.